parole, perché poi penso che nel film i ragazzi in Libia si esprimono già piuttosto chiaramente. Faccio solo un esempio e poi vi lascio al film. Quando si dice siamo contrari agli accordi dell'Italia con la Libia, io credo che ci sia un errore grave in questa affermazione, perché i soldi non vengono inviati alla Libia, vengono inviati a un governo illegittimo, come dicevo, che controlla Tripoli e dintorni. Quindi se noi usiamo questa terminologia stiamo promuovendo a rappresentanza di tutta la Libia quello che è sostanzialmente una giunta militare, e stiamo declassando le legittime autorità libiche a un'assemblea di condominio sostanzialmente. Ecco, capire cosa sta succedendo in Libia credo che sia necessario e strategico per capire anche quello che succede in mare. Buonasera e buona visione, grazie. Grazie. Un dibattito, un comizio. No, allora, guarda, io la saluto, caro mio signore, e ne
ho nient'altro da aggiungere dopo quello che ho visto. Però questo film se lo può pure proiettare a casa Bound, per quanto mi riguarda, non a un festival dei diritti umani. Perché ci tengo anch'io a dire qualcosa, perché chiaramente i dibattiti vanno fatti da incazzati, uso questo termine, perché non è possibile che ogni volta si possa, in nome di una libertà di opinione, digerire qualsiasi cosa, soprattutto se le cose non sono reali, soprattutto se le cose non sono provate. È stato consigliato da una persona che abbiamo in considerazione e ci ha detto: guardate, non lo credo. Nelle pieghe della preparazione del festival avevamo pensato di trattarsi di un'opera tradizionale, quindi la responsabilità semmai me la assumo, però quando mi sono accorto di quello che questo film diceva, e sicuramente fuori da tutto quello che facciamo da 15 anni, e lo sarà anche il grande, al quale ho detto: per favore non impuntiamoci e non impantaniamoci su questo film. Scusi Maurizio, guardi, io sono Valentina di Open Arts, io la ringrazio per l'invito. Bravo. Ma noi, a me sembra essere su Arancia Meccanica, presente che la siedono sulla sedia quando il film dell'onore con le bacchette negli occhi. Lei è libero di proiettare quello che le pare, ma perché c'è il Migranti? Cioè, veramente mi chiedo, ma perché c'è il Migranti? Ha detto tortura. Io al contraddittorio scelgo dove andare, sinceramente non capisco proprio il senso di questo invito per parlare alla fine del film di cosa di mettere la bandiera dell'ONU sulle navi. Allora, se voi riconoscete il nostro lavoro, non ci invitate a vedere un film del genere che dice il contrario, perché sinceramente questa cosa non ha nessun valore culturale, ok? Io, guardi, sono molto in imbarazzo, non so come comportarmi, e soprattutto per il ruolo che ho in questo momento, cioè rappresento un'organizzazione. Sappia che però, singolarmente, se io non fossi qui a rappresentare un'organizzazione che ha anche un peso sociale e culturale così rilevante in Europa, io mi sarei alzata e me ne sarei andata, perché è una cosa indecente in un ambito del genere. Lei è libero di fare quello che vuole, ma anche gli altri sono liberi di reagire a seconda delle provocazioni culturali che lei manda. Mi dispiace. Per favore, riprendete il vostro dibattito normalmente, perché effettivamente, come ha detto Raffaele, questo è stato un grosso errore. Mi dispiace se riuscite. Migranti, un'altra volta, stiamo da 20 minuti, cioè stiamo da molto a parlare di questo, magari dopo, possiamo andare avanti. Il mio pensiero, questo film dovrebbe essere proiettato, si conclude secondo me, almeno vediamo un altro punto di vista, sulla questione di libertà e democrazia, no? Quando finisce l'anno? Secondo me, un consiglio, finiamo il film e dopo ne parliamo, perché il mio nostro film, che già abbiamo visto da un film, è una cosa pericolosissima, è pericolosissima, non è un film, è chiarissimo. Nessuno vuole impedire di continuare a vedere questa porcheria. Siete liberi di farlo. E se il direttore del festival vuole privilegiare, di proiettare questa porcheria, liberi di farlo. Nessuno si sognerebbe mai di impedire la libera espressione e di falsità di questo genere. Non con noi. Chiuso, perché non mi puoi trattenere per forza, no? Liberi di guardarmi questa roba qua. E complimenti. Io vorrei invece dire che guardiamo sempre. Buonasera, prima di tutto a tutti voi. A me davvero dispiace per una roba del genere, perché davvero quando vedo la sofferenza di questa gente e poi vedi grazia di
in proiezione mi ha fatto davvero rimanere male.